Poracci, lo sapete, ogni tanto su questo canale va omaggiato per forza il cubetto, è più forte di me. Luigi De Pooper ha riconosciuto al volo l'intro di Mario Power Tennis, mentre come risposta sbagliata va premiata la Wave che omaggia la saga di Mario e Luigi. Abbiamo sia Partners in Crime che Viaggio al centro dell'illegalità. Aspetto anche gli altri episodi. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi mettendoci la faccia. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, piena di rumor, leak, colpi di scena e cojimate. Prima di iniziare però, come al solito, vi invito a mettervi in marcia verso la conquista non violenta, mi raccomando, non violenta, di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi su tutti gli altri socials. I link li trovate in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Visto che siamo un canale poraccio al 100%, direi di iniziare da una limited che di sicuro non ci potremo permettere. Ieri abbiamo parlato del primo trailer di gameplay di Dead Space e non mi ero accorto che con esso è arrivato anche l'annuncio da parte di Limited Run Games che sarebbe stata prodotta una Collector's Edition per celebrare l'uscita di questo remake. Che ve lo dico a fare, l'edizione è bella imponente e come al solito LRG non si è regolata. Ci sono tanti oggettini all'interno di questo scrigno, ma il pezzo forte è di sicuro il casco di Isaac indossabile e dotato pure di lucette. Se ci andate in discoteca, entrate gratis. Il prezzo ovviamente è fuori portata, $275, a cui devono aggiungersi spese di spedizione e dogana. Ditemi, qualcuno di voi farà la follia? Neanche il tempo di festeggiare il successo di Edgerunners e la rinascita di Cyberpunk, che CD Projekt Red è impazzita completamente e ha condiviso i suoi progetti a lungo termine. Lo studio sembra molto sicuro della sua visione, tanto che ha aperto una nuova divisione negli Stati Uniti per far sì che tutti i progetti che ora andremo a vedere si concretizzino con facilità. Tra le tante cose abbiamo una nuova intera trilogia di The Witcher sviluppata internamente, a cui si aggiungono due spin-off prodotti da studi di terze parti, uno dei quali sarà un titolo votato al multiplayer. Poi c'è l'espansione di Cyberpunk, già annunciata, e anche un seguito di 2077. Una sorta di seconda opportunità che, secondo lo studio, servirà a dimostrare come il potenziale del brand può tradursi in modo convincente in un videogioco. Che è un po' come dire, dateci una seconda possibilità, vi prego. Ma questo non è tutto, perché intanto una piccola divisione ha messo in incubazione una nuova IP che non avrà nulla a che fare né con Cyberpunk né con The Witcher. Insomma, alla faccia delle ambizioni. Che facciamo? Ci fidiamo di CD Projekt Red? E ora, due trailer di un certo livello. Se il clone di Monster Hunter di Koei Tecmo, chiamato Wild Hearts, vi ha intrigato, beccatevi ben 7 minuti di gameplay che mostrano l'Hunting Simulator in azione. Non sono un amante di Monster Hunter, ma devo dire che questo, come clonazzo, non sembra niente male. Ma aspetto un parere degli esperti. Abbiamo anche un nuovo trailer per il porting Switch di Persona 5, che ormai è praticamente dietro l'angolo, uscirà il 21 ottobre. Per questo porting mancano ancora le preview, quindi non sappiamo ancora come si posizionerà qualitativamente la versione per console ibrida rispetto alle altre console. Dal trailer però non mi sembra di notare grandi downgrade grafici, ma anche in questo caso aspetto i super fan che di sicuro noteranno anche i minimi dettagli. Ah, e vi ricordate la storiaccia di Sony e l'assistenza per i clienti privilegiati tramite il servizio PlayStation Stars? Beh, ora che il programma fedeltà ha raggiunto il Nord America, è stato confermato che anche in Occidente ci sarà questo trattamento preferenziale per gli utenti di livello 4. Per me rimane una storiaccia e chissà se anche in Europa si verificherà una cosa del genere. Ma bene, passiamo alle notizie del giorno, perché a quanto pare è stata leakata la faccia di Super Mario. Cioè, nel senso, abbiamo una prima immagine del volto della versione cinematografica dell'icona Nintendo e non tutti l'hanno presa benissimo. Innanzitutto c'è da sottolineare che non c'è ancora l'ufficialità dietro a questo design, che è spuntato fuori a quanto pare da del materiale pubblicitario inviato a McDonald's per spingere la campagna marketing che accompagnerà il film. Ma perché i magazzini hanno ricevuto queste informazioni così tanto in anticipo? Beh, potrebbe essere che il materiale sia stato preparato in previsione della prima uscita prevista per questo inverno, prima del rinvio al 7 aprile 2023. Questa è una possibile spiegazione, ma vi ripeto, non abbiamo nessuna certezza. Comunque, se non volete spoiler, passate subito al prossimo capitolo e vediamo insieme il design di Mario.
Oh, eccolo qua. Beh, e che dire, c'è qualcosa di strano. Forse è solo che non sono abituato a vedere render così realistici, se mi passate il termine. Ma c'è anche qualcosa che in questo Mario non mi convince nelle proporzioni, soprattutto del braccio. Poi la scelta del colletto aperto, dei guanti con lo spazio alla base e altri piccoli dettagli sono tutti elementi che spingono verso un realismo forse un po' troppo eccessivo, o forse si tratta solo di una questione di abitudine. Di base però sapevamo già che tutti si sarebbero lamentati, e dall'annuncio che dietro alla produzione ci sarebbe stata Illumination, che molti già si sono risentiti. Senza parlare poi del poster di ieri. Sono uscite fuori critiche ai capelli, al lato B troppo esile e ai Todd troppo poco Todd. Quindi per me non ci sono i presupposti per una shitstorm tipo quella che accadde per Sonic, ma conoscendo le reazioni folli dei fan quando si toccano mostri sacri del genere, non mi sorprenderebbe vedere l'indignazione di internet verso questo design nel caso venisse confermato. Rimane il fatto che il reveal di domani potrebbe essere un momento epico. Ovviamente lo seguiremo in live e mi raccomando, non mancate. Intanto però fatemi sapere, che ne pensate di questo Mario un po' troppo realistico? Ora ci eravamo tutti concentrati nel cercare di scoprire quando sarebbe arrivata la metà del ciclo vitale di Switch, che ci è sfuggito il fatto che in realtà la vera console immortale è un'altra. PlayStation 4 non morirà mai. Se Jim Ryan aveva salutato l'arrivo della next gen con la celebre frase, spesso decontestualizzata, "We believe in generations", sappiamo benissimo che per ora la storia è andata in modo molto diverso. Al momento le esclusive PS5 si contano sulle dita di una mano e la vecchia generazione di PS4 continua a ricevere supporto tramite la frequente proposizione di produzioni cross-generazionali. In mezzo sì, ci sono stati tanti imprevisti ed è chiaro il motivo per cui Sony non ha nessun interesse ad abbandonare PS4, ma è interessante leggere le recenti dichiarazioni di Herman Hulst, capo di PlayStation Studios, che intervistato da Axios ha dichiarato di non aver nessuna intenzione di lasciare per strada i milioni di utenti attivi su PS4 e che eventuali conversioni old gen saranno ancora valutate caso per caso anche il prossimo anno. Quindi Ragnarok non sarà il canto del cigno della vecchia ammiraglia Sony, e chissà se anche esclusive del calibro di Spider-Man 2 e Wolverine arriveranno su PS4. Insomma, per il momento è la stessa Sony a dirvi che non c'è alcuna fretta di passare alla next gen, che prima o poi smetteremo di chiamare così, vero? E chiudiamo poracci con il ritorno delle Kojimate. Molto presto potremo infatti scoprire l'entità del nuovo progetto del leggendario game designer giapponese. Riparte il circo kojimiano. Questa volta però è lo stesso Hideo a lanciare i segnali criptici. Dovremmo essere lontani da una situazione al limite dell'assurdo come quella di Abandoned. Ricostruiamo tutti gli indizi su questo nuovo progetto. Da una parte sappiamo che Kojima Productions sta lavorando con Microsoft su un progetto esclusivo pensato per sfruttare le potenzialità del cloud, che potrebbe essere il tanto rumoreggiato horror Overdose, mentre alcuni leak suggeriscono che in lavorazione ci sia il seguito di Death Stranding, ne abbiamo parlato anche ieri. L'autore di Metal Gear per ora ha twittato due cose che dovrebbero catturare la vostra attenzione. Il mese scorso ha pubblicato questa silhouette con la domanda "Chi sono?" e la risposta è stata data in tempo record dai detective dell'internet che hanno riconosciuto nella figura l'attrice Elle Fanning. Oggi Kojima è tornato alla carica riproponendo la stessa immagine, aggiungendo però che la risposta al chi sarà svelata nel prossimo dove. Ok, significa tutto e niente, ma è probabile che al prossimo grande evento, magari The Game Awards o un PlayStation Showcase, potremo finalmente avere dettagli più concreti su questo progetto. Io mi sbilancio e dico che probabilmente si tratterà di Death Stranding 2. Secondo voi, poracci? E questo poracci era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo, bravi, complimenti, e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a domani, mi raccomando, sarà una giornata fondamentale, avremo sia un video che una live per seguire insieme la presentazione del film di Super Mario. Mi raccomando, oggi fate bravi, riposatevi dormendo sonni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Ugly, Michele Mario, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale, e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa!
Che, come, quando, perché? Boh.